Eccoci, ci serviranno 300 g di farina. Chi non ha bilancia è un miserato, sono 20 cucchiai da minestra, ok? 20 cucchiai di farina, ossia 300 g di farina. Poi vi servirà altra farina per stendere l'impasto, d'accordo? Allora, qui abbiamo 180 ml di acqua tiepida. Anche questo è misurato per chi non ha misurini a casa. Un bicchiere di plastica, aspetta che ve lo faccio vedere dove l'ho appoggiato, eccolo. Un bicchiere di plastica di questo, fino a bordo. Ok, di acqua, 180 ml, mezzo cubetto di lievito di birra, o se state usando quello secco, metà bustina. Andiamo a sbriciolare il lievito dentro l'acqua, eccolo qua, e andiamo ad aggiungere anche 2 cucchiaini di zucchero. Lo zucchero aiuta il lievito. Lo lasciamo riposare 5 minuti. Passati 5 minuti, andiamo ad aggiungere alla farina un mezzo cucchiaino di sale, e 2 cucchiai di olio. Potete impastare anche a mano, io lo faccio con l'impastatrice. Poi andiamo ad aggiungere la nostra miscela di lievito e andiamo a impastare. Non si attacca, è arrivato al punto giusto. Adesso lo stacco da qui, andiamo a fare una palla e a metterlo su un contenitore, su una bowl, su una ciotola, e spennelliamo con dell'olio d'oliva. E adesso andiamo a coprirlo con uno stofinaccio da cucina e lasciarlo raddoppiare. Eccolo qua. Apriamo, lasciamo riposare fino al raddoppio. Eccoci qua, il nostro impasto è raddoppiato e adesso andiamo a aggiungere un po' di farina sul nostro tavolo da lavoro. Andiamo a versare l'impasto, vediamo se sarà soffice, facile. Aggiungiamo un po' di farina e adesso andiamo a dividere la metà. Ecco, più o meno a metà. Adesso ogni metà in metà. Allora, ecco, più o meno così, e anche qua a metà, adesso ancora a metà. Dobbiamo avere 32 pezzettini, ecco, e siamo arrivati ad 8, giusto? Sì, ancora a metà, metà, e qui ne abbiamo 16. Adesso ancora andiamo a raddoppiarli. Metà ognuno, ecco, il più uguali possibile, anche se io non sono stata molto brava, l'unica cosa è che possono uscire misure leggermente diverse dopo. Ne abbiamo 32 panettini, scusate, trasferiamo sullo scafinaccio, scusate, vedevo che la visuale, la mia cucina è piccola, dovete accontentare perché purtroppo ho pochi angoli, non riesco ad allargarmi più di tanto. Faccio il possibile per farvi capire, per farmi capire da voi. Spero di riuscirci. Eccoci qua. Allora lasciamo uno qua. Copriamo questo così non si seccano, ok? Adesso mettiamo, infarniamo. Vogliamo infarniamo anche il mattarello. E andiamo a stendere il più sottile possibile. Girate un po' così per non farlo troppo lungo. Qui è difficile fare la forma a tondo, almeno io ho difficoltà. Un po' da una parte, un po' dall'altra, dobbiamo riuscirci meno, insomma, un pochino più facilmente. Ecco, si stende molto bene comunque la pasta, eh? Fine, il più fine che riuscite, più fine è, più croccante sarà. Eccoci qua, aggiungete sempre farina per evitare che si attacchi. Ci siamo, sai, ci siamo quasi. Poi la farina che aggiungete aiuta anche a stenderlo meglio e incorporare nella pasta anche meglio. Ecco qua, vedete com'è fine?
Adesso andiamo a metterla su una teglia coperta con carta forno. Faccio vedere la prima, poi ovviamente ripeteremo la procedura per tutte le altre. Andiamo a sfogliarlo con un olio di oliva. E andiamo ad aggiungere filo di sale, oppure il sale che avete a casa, se non avete filo di sale. Ecco, e andiamo a fare così per tutte quante. Ecco, abbiamo passato un po' di olio, un pochino di filo di sale e adesso al forno. Vi faccio vedere i primi che sono usciti dal forno, gli altri stanno cuocendo, nel frattempo sto finendo gli ultimi. Dopo che il forno arriva a temperatura, va velocissimo. I primi ci ho messo 15 minuti, il forno a 200 gradi, preriscaldato, poi va molto più veloce. Ecco i primi. Sentite, croccante? Buon appetito!